mi sono. Sono barbone. Marco, buongiorno. Buongiorno. Senti, non ti sei fatto la barba, diciamo questo mese, non oggi. Senti, piatti anche della tradizione, io ho cominciato con un crostino alla ringa, quindi si risale nei decenni passati. Sì, 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 piatti soprattutto della tradizione, come i tortelli, appunto la fritta alla ringa, il pratese che è con la mortadella di Prato, tutti questi piatti. Senti, si riesce a fare ristorazione seguendo i prodotti, andando a ricercare il produttore o quasi? È difficile, ma ci si riesce. Nel nostro piccolo cerchiamo di farlo tutti i giorni, andando direttamente a controllare di persona. È un lavoro difficile, però è quello che fanno un po' tutti i ristoratori bravi, diciamo. E quindi c'hai i tuoi fornitori, verdure, la carne, il pane, la mortadella? Sì, sì, assolutamente tutti i nostri fornitori, che sono tutti della zona, con una forte tradizione alle spalle, soprattutto per alcune cose. Insomma, persone che sono qui come noi da 4 o 5 generazioni. Ecco, un'idea la vostra di ristorazione fedele alle tradizioni. Sì, 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 sì. E anche a prezzi. Soprattutto anche a quelli, sì, sì. Possiamo dire una punta d'orgoglio che abbiamo prezzi molto bassi e una qualità medio-alta. Senti, due piatti secondo te per i quali merita venire da Piazza del Duomo a qua, e siamo a 20 metri da Piazza del Duomo? Per esempio, non so, la francesina, che è un piatto molto tipico, anche il detto adesso di fatto con le cipolle. Questo qua. Buongiorno. Arrivano i clienti ed è un bene. Sì. Quindi mi dicevi questo lesso rifatto. Lesso rifatto le cipolle, è una carne di manzo che viene bollita e poi finita nel forno con un sugo di cipolle. Manzo italiano. Sì, assolutamente, carne solamente italiana. E poi, non so, l'acqua cotta, che è un piatto tipico però del sud della Toscana, fatto con del pane toscano, pienzino, pecorino di Pienza, questa zuppa a base di cipolle, carote e pomodori e un uovo al tegamino sopra. Senti, accanto a noi ci sono clienti che si fermano a commentare i dolci. I dolci sono tutti fatti da noi, precisamente. Tante preparazioni le faccio io. Abbiamo però le pesche di Prato, che sono del maestro Paolo Sacchetti, la pasticceria Nuovo Mondo, insomma è obbligatorio comprare quelle pesche. Bene, io ti lascio ai tuoi clienti perché il locale si sta riempiendo. Grazie. Ciao Marco! Grazie, buona giornata.